queste sono magliette. Guarda, solo la guida costa 150 euro. Io ce l'avevo questo gioco. Che cosa ci sarà dentro in questa palla bellissima? In un giorno di pioggia Andrea e Giuliano avevano incontrato Licia per caso. Ma se siete in Giappone in una giornata uggiosa ed incontrare una vestita come una clochard anni 80 non vi frega nulla, potete godervi un giorno nella magica Nakano Broadway, una galleria commerciale al chiuso che ospita uno dei negozi nerd più imperdibili. Tra l'altro, questo è il luogo dove Seba ha incontrato per la prima volta la vostra Lilletta ed il suo fidanzato, per cui farà un tour irripetibile dove visiterà i luoghi visti assieme. Ecco qua la Broadway di Nakano, piena... Beh, non siamo ancora... Questa non è ancora la Broadway, vero? Vabbè, sì, in teoria si entra. Ah, sì? Beh, questa è un po' la Shotengai pre-Broadway Broadway, quindi non siamo ancora nel cuore della città, ma ci stiamo arrivando. Quindi si va all'arrembaggio. Ciao a tutti, sono Sebastiano e questo è un nuovo video. Ci sono un sacco di negozi. Questo è nuovo, non c'era prima. Questo è un tipo di panino con dentro il formaggio e il curry dentro. Ah, ma dai. Tantissimo, eh. Oh, poi tocchero. Bene. Praticamente si scioglie in bocca. Non è una cosa che mangerei io, Però non siamo ancora nel cuore della Broadway. Però già qui c'è un negozio di videogiochi. Qua io ci ho comprato il caricabattitore del Nintendo DS, che poi ho scoperto che per giocare a Project Zero mi serviva il Nintendo DS 3D. Questo era il mio gioco preferito, tipo Super Mario World. Io questo ce l'ho. Comunque i negozi di videogiochi aprono e chiudono, di continuo, non è che... Guardate però che c'è Peach Sposa. Tra l'altro nel gioco non si capisce se si sposa con Mario o con Koopa. Guardate che bello, se dovessi andare in Italia a regalare ai miei amici, non romperlo, se dovessi regalare ai miei amici il cerchiello con sull'albero di Natale, secondo voi piacerebbe? Poi c'è il cerchiello con la stella di Natale, è bellissimo, poi è bello perché lo puoi usare sia per Natale che per l'anno nuovo che per Pasqua, secondo me, perché è proprio con l'immaginario. Per Mario Odyssey. È per Mario Odyssey, sì, è quello di Peach. Poi ci sono tutte le renne, io me ne sono comprata una al 100 yen store, invece queste costano ben 1000 yen, almeno il 100 yen invece è più bello. Là e costa di meno. Ma queste cosa c'entrano con Natale? Poi ci sono le parrucche. Vabbè, andiamo. Non credo neanche che si... Ah, infatti, vedete i mini pony. I minion. E poi questi coniglietti indemoniati. Post da mettere come guanti, bellissimi. Vabbè, proseguiamo che siamo quasi all'inizio di Broadway. Quella vediamo là in lontananza, un po' tipo la Mecca. Nakano Broadway. Ecco qua che siamo arrivati a Nakano Broadway. Questa è l'entrata. Spero di non inquadrare nessuna faccia, lo faccio inconsciamente. Se capita, scusate, cerco di mirare in alto. Si entra già e c'è subito Reiji Matsumoto. Questa la puoi anche comprare, non chiedetemi il costo. Però mamma mia, guardate che V-line invidiabile. A me piace tantissimo questo di negozio all'entrata, perché di solito non ci compro niente, però vado sempre a chiedergli mille cose. E questo c'è tutto dei computer per poco. Guardate che belle queste penne. Di solito, ecco, finisco sempre per comprare una stupidata così, no? Magari me la compro, anzi. Sono carine, no, queste penne? Cosa sono questi? Questi sono i scacciapensieri Kuma-chan Yo-Yo. Sì, ah, sì, Kuma-chan... sono anche Yo-Yo. Oddio, li si illuminano. Vedi, sono anche Yo-Yo. Proprio... Sai quando fanno 10 regali in uno? Cinesate. Sicuramente sì. Questa forse è la musica, addirittura. Però no, niente. Però non credo che siano originali, visto il prezzo. No, figurati. Sì, ci sarebbero 3 zeri dopo. Esatto, beh. Vabbè, continuiamo. Io l'ho incontrata Lilletta per la prima volta qui l'altro giorno e siamo andati a bere in questo locale e ci siamo presi un caffè. È un locale estremamente caldo, il Miyama Caffè. Guardate quante action figure. Sono questi vari personaggi dei Lego, di Star Wars con i Lego, e hanno dei costi pazzeschi perché 45 euro. Non so neanche che personaggio è. Poi qua ci sono i Cavalieri dello Zodiaco e poi qua c'è Super Mario, vabbè, belli. Altre cose dei Pokémon, Dragon Ball. Questo è proprio il Mandarin che allo stato puro, perché qua ci sono manga. La gente legge sempre a sbaffo gratis. Adesso voglio insegnare un nuovo termine giapponese, tachiyomi, che praticamente sta in piedi e leggi. E è una cosa non maleducata leggere, cioè proprio si può fare, non è? Perché comunque la gente di solito legge, se è veramente interessata compra, non come in Italia che legge quello che gli interessa e poi lo mette giù. Dove non si possono fare video non entro. Comunque, tu puoi affittarti praticamente il tuo pezzettino di vetrina e poi puoi metterci quello che vuoi e scegli te i prezzi e paghi tutto al mese. Questa l'avevo anche vista. Questa in realtà l'avevano anche fatta. Non so se l'hanno fatta apposta, sì, per il caffè di Ramma, sì, che hanno aperto questa settimana. Però è simpatico. Questo qua è Alien, giusto? Esatto, sì. Che non so cosa si sta facendo. Ma è normale, c'ha sempre la folla messa così o? Scoglionite. È un po' infatti. No, è l'oggetto che è fatto di metallo, è fatto di...
Ah, ok. Queste sono magliette. Guardate anche queste che sono dei sottomouse. Vabbè, questi poi si riconoscete tutti. Però guardate che costano, guardate che prezzi. 20. Sì, ma scusa, ma perché queste due sfigate costano solo 18 euro? Questo è limited edition. Ah, ok. Perché le sue sono vere, mentre queste ce le hanno rifatte, secondo me, per quello che... No, sicuramente. Vabbè, bello. Mike Tyson. Vediamo se dietro c'è l'orecchio che ha mangiato. No, però potevano metterlo. Magari potevano dartelo come gadget. Qua, vabbè, a parte che c'è l'angolo Miyazaki, quindi... Io adoro questo personaggio qui in particolare. Sono stato nell'hotel di Nara e era super simile, cioè l'hotel era molto simile a quello della Città Incantata. Se non vi siete visto il video dell'hotel di Nara, andatevelo a vedere, è sul mio canale. Poi qua ci sono altri personaggi. Cosa sono queste calamite? Splatoon, ecco un'altra cosa che adoro. Guardate quante cose, le scatolette per gli animali, le scimmiette. Oh mio Dio, a me queste bambole fanno paura. Tra l'altro c'è una fan che me l'ha fatta anche tipo di me, mi fa veramente paura. Guardate che bel fisico che c'ha questo, però guardate che vita sottile. E poi tutti i vestiti e poi i capelli. Non costano neanche tanto. Eh sì, e poi ma scusa, ma gli occhi te li e poi li trucchi te, immagino. Sì, sì, immagino che questi sono qui da. Ma vedi, perché poi gli occhi te li. No, però gli occhi li compri e li attacchi? No, però no. Non so, guarda, proprio non si capisce. No, se li tagliarli e poi incollarli. Queste sono più belle, però, perché vedi, sono proprio... questi, esatto, questi sono gli occhi quelli di prima. Ah, questi sono brutti, esatto. Però vedete, queste sono incollati, invece queste sono proprio dentro. Se vi interessa, fatemelo sapere e ci faccio un video. Comunque questo negozio si chiama Parabox, se vi va di andarlo a vedere. Qua praticamente comprano le cose tue vecchie e te li comprano e poi le rivendono. Vedi lui che sta vendendo tutti i giochi del Super Nintendo. Vendono anche le cuffie per la musica, guardate. Oh, che belli. Questo è Candy Stream Fighter, questo è. Ma perché sono colorati così? Ma perché così te li devi colorare da solo. Però sono brutti. Sì. Ma proprio anni 80 trash. Ah, ok. E questi sono i vari gelati. Ciao. Ciao ragazzi. Ecco, cosa sono? Tipo console fatto apposta. Il Back Boy sarebbe. Ah, il Back Boy. Il coso. Questa è una calamita? Però questa è figa. Questa è di Final Fantasy 14. Sì. E qua ci sono tutti i personaggi di Final Fantasy, penso, no? Tipo questo qua lo riconosco, è quello del 9. Questo è Cloud del 10. Costano la bellezza di 15 euro. Invece Cloud ancora di più, 23 euro. Questi sono un po' meglio, vedo. No, però scusa, Rinoa costa di meno di Yuna del 10-2, che fa cagare. Yuna del 10-2 era la cosa... Cioè... Questo io ci ho fatto il carry l'altro giorno. Il carry di Dragon Quest. Lo schifo. Immaginavo. Però è simpatico il personaggio. Questa io me la ricordo. Questa quando starnutiva diventava bionda. Non lo so. Se lo sapete, scrivetemelo nei commenti. Io sai cosa spererei? Che facessero il crossover con l'uomo tigre e rispolverassero il dottor No. Il mister No. Vabbè, bom, basta. Così abbiamo visto abbastanza. Adesso andiamo a vedere. Ah, non ci sono più quei disegni tristissimi dei bambini che avrei voluto commentare. Di solito qua sono sempre appesi i disegni di bambini, ma si vede veramente l'arte e veramente meritano. Qua il mio amico si è comprato un robot gigantesco, il fidanzato di Lilletta. 1200 euro per sto robottino qua. Guardate qua tutte le cose delle Sailor e guardate che cosa ho trovato. Ho trovato anche le Sailor del live action con la nostra gnocca di bambù. Vi ricordate al primo posto che avevo messo Itagawa Keiko, che però qui questa non ci assomiglia neanche un po', ma fa lo stesso. Entriamo per farvi vedere ancora più cose in questo meraviglioso negozio. E guardate che cosa c'è, che cosa c'è, che cosa c'è. Altre action figure di Sailor Moon. Costano tutte tantissimo, a parte l'odiatissima Kibiusa, che praticamente te la tirano addosso. Infatti costano tutte tipo, non lo so, 20 euro, 15 euro. E Kibiusa solo 2,5. Ma sarà un caso? Secondo me no. Eccoci qua, adesso siamo entrati in un negozio di colonne sonore. Stiamo per entrare e io, siccome faccio colonne sonore, sono felicissimo di entrare qui. Ci sono colonne sonore vecchissime dagli anni 80. Già dalle copertine, cos'è questo? Vabbè. Sono DVD, serie drama in 80. Ah, 70, ok, 30. È bello vedere un po' di cose. Oddio, questo però, questi sono anche film un po' più recenti, sì. Siamo alla ricerca delle colonne sonore di Fatal Frame, serie di Project Zero. Vediamo se le troviamo, lo compro. Se non mi costa un rene, ovviamente. No, vedete, questi sono tutti i videogiochi. Questa tipo quanto costa? Ma questa costa 15 euro. Questa è la colonna sonora perché di perché è fatta da Nintendo Club, che puoi comprare solo online, in teoria. Musica particolare. Non tantissimo. Questo è un negozio che costa tantissimo, che vende giochi vecchissimi. Super Nintendo, guarda quanto costa. Guardate i costi, 2500 euro per un gioco della Nintendo. Io ce l'avevo questo gioco. Ma alcuni di questi ce li ho di giochi. Però costano perché è la versione giapponese. Sì, sì, sì. Guarda, solo la guida costa 150 euro. Cos'è il Game & Watch? Game & Watch, ti ricordi quelli si aprivano? Ma che non c'ero io a quest'età, C'era il Game Boy Color, a tanto. Sì. Ma scusa, ma i nuovi giochi della Wii non hanno il manuale a volte? Sì, certo, non ci danno. Come mai? Ma
perché per risparmiare ormai si fa risparmiare. Infatti perché io sono andato in due negozi per chiedere, ma non sapevo che non potessero più attuale. Così leggevo praticamente la cartuccia. Ed è proprio come l'arcade dentro. E questa è la scatolata. Questa ci appesa tantissimo. Lo so. Queste bambole inquietanti mi perseguiteranno stanotte. Sailor Moon. Dio, le colonne sonore di Sonic, questo è un gioco che non si è cagato nessuno. Cioè l'ho giocato, non so, mi sono anche riuscito a divertire, ma era un cesso di gioco. Questo come mai è così grande questo CD? Ah, perché è proprio il disco? Che bello, è un LP mi sa. Bello. Catherine è un gioco bellissimo. L'ho giocato, è un po' difficile. Cioè i primi livelli sono facili, poi mano a mano diventa sempre più difficile. Anche qua Mario Kart 8, che però questo è il doppio. Quali sono le foto dei cosplayer? È mini host, musica, dei giochi, o degli anime, che c'è una colonna sonora, i mini LP è presente. Sì. E vanno un po' adesso. Ma come sono? Sono fatti a CD? Un CD, un mini disco. Le situazioni di lui e lei. Cioè, sono le opening. Slam Dunk. Ah, ma dai, figo. Eh sì, perché intanto saranno due canzoni. Oh, vabbè, qua c'è anche quella delle gozza. Ce ne vogliamo fare un'altra? Facciamo veloce, però, Sono quelle di Yu-Gi-Oh!, quelle di Rockman, quelle di Gundam, quelle di Conan. E io, tra tutte queste, ne ho selezionato una che mi ispirava per lo più. Che era questa, che era la misteriosa gaccia per adulti, che costava ben un euro in più. Però sono sicuro che mi darà più soddisfazioni. Innanzitutto volevo dirvi che le gozza rocca si chiamano anche Lucky Drop. Quindi, quindi vuol dire che si chiamano Fortuna Caduta. Caduta fortunata. Allora voglio vedere cosa la fortuna darà a me. Giriamo la ruota. Ecco qua la nostra palla, che si contraddistingue dalle palle normali innanzitutto dal prezzo, perché costa 2 euro in più, e in secondo luogo dal colore completamente nero di questa palla. Che cosa ci sarà dentro in questa palla bellissima? Cos'è? Allora, ok, un paio di mutande per Transformers, secondo me. Vabbè, belle direi, no? Con anche il buco. Vediamo, vediamo le istruzioni. Ah, ok, questo è il davanti e questo è il retro. Carino anche come regalo. Farò un giveaway live per questa palla, nel senso che la lascerò esattamente dove l'ho ritrovata, perché sto lucky drop. La lascerò esattamente qui. Bene. Anche sì. Quindi si conclude qui questo meraviglioso video. Vi ricordo che chi vuole questa gaccia rocca fortunato caduta se la può trovare qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di prendervi questo Lucky Drop, questo giveaway live al Nakano Broadway. Lo trovate proprio qui, in questa palla nera, in questa gaccia per adulti. Noi ci vediamo domani alle 2 con un nuovo video. Non dimenticate di condividere questo video, mettere un mi piace e commentare qui sotto. Ciao! To look at